Maestro, allora, che voto dà il mercato del Milan? Lei? Io do 4. Come Manfredi? Ah, vuoi bruciare tutti sul tempo, eh? Perché dai 4? Come 4? Ma come 4? Il lottatore di Pioli. 4. Un mercato, l'anno scorso era da 3, 2, quest'anno è 4. Un po' meglio, ma tutti i giocatori anche medi. Con Ebra, ma alla fine, Manfred? Ma allora vedi che ho ragione io. Manfredi, allora Morata, il problema è a monte. Manfredi, Morata. Scusami, Monarca, hanno speso 1 miliardo in 10 anni, ha vinto lo il problema allora a monte. Non sapete spendere i soldi. Questo è il mercato del Milan. No, Fabio, no. Allora, non facciamo i 10 anni perché poi ci sono state almeno 2 proprietà diverse. No, ti parlo di queste proprietà. Avete questa speso miliardi, 10 anni. Questa proprietà ha speso in 2 anni 200 milioni, ok? Ma non è che li ha spesi male, cioè loro li vogliono spendere così. Cioè, quando tu spendi 200 milioni per 15 giocatori, non stai spendendo tanto. Votate ragazzi, date il voto anche voi se avete piacere in chat. E 200 sono tanti per 5 giocatori. 200 qui, per 15 giocatori. Non quanto sono hanno speso tanti. Qui? Quanto hanno speso quest'anno? Quest'anno credo 70. Ci vado a vedere subito, 100, maestro. 110. Meno. Sono 25 per Fofana. 15 per Emerson Royale, siamo a 40, 20 Pauli 60, Morata 73, Siemens 75, però ci sono anche le cessioni, Manfred, quindi non ma è che no, ha messo tanto. Ma Ale, ma mica lui sta dicendo allora, ragazzi, che non mi ricordo dove debiti, si va, cioè. Non mi ricordo dove si va che ce l'avevate mandato il link l'altra volta, comunque il bilancio è di meno 38 milioni, quindi... Sì, sì, il bilancio è ottimo come ogni anno, cioè... Beh, ottimo, insomma... Perfetto. La domanda, sì. Ma che fine farà? Insomma, io spero che il nostro vada meglio, Manfred. Non è... No, 38 tra acquisti e cessioni è il bilancio. Certo. È una cosa. Non è il bilancio del Milan. Il bilancio del Milan è più 17. Il bilancio del Milan. Sì, sì, questo allora, tra acquisti e cessioni. Questo è il bilancio tra acquisti e cessioni di quest'anno. Che non però fa il bilancio totale, ovviamente. No. Posso dare un voto al mercato? Prego, vai. 4,5 perché ci comprendo anche un allenatore, perché prendere un allenatore di questo tipo è una roba vergognosa, e quindi non è un allenatore del Milan, è un allenatore scarso, un allenatore forse anche peggio di Pioli, e no, forse, secondo me Morata è un ottimo acquisto, anche vedendo l'acquisto economico, i 13 milioni secondo me è un'ottima presa, però dovevi alternarci magari qualcuno meglio di Ebram. Fofana è una buona presa, Pavlovic non è un leader della difesa, però è un giocatore migliorabile. A destra in una voragine con Emerson Royal, che a volte mi fa rimpiangere Calabria, anzi senza volte, e quindi non hai risolto tanti, forse troppi, dei problemi che avevi. Quindi hai speso giustamente, come dice Manfred, tot soldi, ancora hai quasi tutti i problemi dello scorso anno, per me sono 4,5, non di più. Per la chat, ragazzi, il voto al Milan è 6. Grazie Fede, intanto 6 il voto al mercato, 6,5 quasi 7. Pavlovic è stato un grande colpo, Pavlovic, bravo. Ragazzi, vogliamo dare allora tutti un voto? Esatto. No, dobbiamo fare anche la Juve e come si chiama? E l'Inter. L'Inter e l'Atalanta. Vabbè, l'Atalanta proprio. Non dimenticare l'Atalanta. Il miglior mercato è il nostro. Sì, hai venduto 2,5. Sonzo, ti dico solo. Sonzo, vuoi sapere una cosa sul mercato dell'Atalanta? Allora, i nostri, quelli benvenuto, che ci fanno Fede, le grafiche, hanno fatto il mercato di tutte le big, ma non hanno fatto quello dell'Atalanta. E io quando li ho scaricati non me ne sono neanche accorto. Me ne sto accorgendo adesso. Vergognati, Manfredi! Te li prende come Samardic, ti faceva comodo Samardic, ti stavi spipettando il flauto, poi con l'Atalanta non hai scaricato le cose. Esatto. Rispetto per Bergamo, bastardi. Allora ragazzi, datemi giusto 30 secondi perché devo parlarvi di un'offerta pazzesca di NordVPN dal 17 agosto all'11 settembre, ma prima... Perché NordVPN? Punto primo, sicurezza ovunque. Non solo il computer e il laptop, ma anche per esempio lo smartphone o il tablet saranno al sicuro ovunque. Quindi l'ideale per chi fa dei viaggi. Altra cosa importante, blocca i siti pericolosi e ti manda gli avvisi sul dark web. Ma veniamo all'offerta. Come dicevo, dal 17 agosto all'11 settembre, se acquisti un piano biennale tramite questo link, riceverai 4 mesi extra
di abbonamento per te stesso e un coupon di 6 mesi gratis da regalare a chi vuoi tu. Ragazzi, muovetevi perché questa è un'offerta imperdibile. Come dicono che c'è, Si sta talmente bene a Bergamo che Coop Miners ha preferito non allenarsi e dare dei certificati medicali pur di non giocare più in quella squadra. Pensate che nel 2024 Manfredi ha ancora il diritto di parola sul calcio. Incredibile, incredibile. Pensa, ascoltami. Pensa quando fra 5 anni torno a Bari e sarò eletto centrodestra. Pensa quanto sarà bello tutto questo. Ma di che? Ma tu ti riesci a votare da solo? E probabilmente prendo anche assessore allo sport. Allora, Augu, ragazzi, che dobbiamo andare sulle altre. Gianni, Augu, un voto, Fabio. Un voto al mercato del Milan, ragazzi, al volo. No, sindaco, no. Andiamo in fila da Fabio a scendere. Monarca, Flavio, Sonzo. Allora, non voglio essere pedante, però il mercato non è solamente chi va e chi viene, ma chi rimane. Quindi per me il mercato, che vuol dire anche chi rimane, è da, su una rosa così, è da 7-7,5. Cioè Milan la squadra ce l'ha. Chiaro. Monarca? Per me è da 5, perché manca un leader difensivo, manca a centrocampo uno che dette tempi, e non hai preso il bomber da 20 gol. Sì, il terzino bomber... destro? E il terzino destro hai preso uno pensando che sia più forte di Calabria, si sta arrivando. E l'allenatore, sì, infatti. Cazzo, mancano 4 undicesimi più l'allenatore, ragazzi. A Milano ha dato 4,5. Mercato del Milano. Dopo le amichevoli, io volevo vedere... Vabbè, lascia. 4,5 di Fabio. Vabbè, le amichevoli, lascia il tempo che trova, dai, Bergomi, dai. Maggiori per milanistica. No, perdere se sentivi me dell'amichevole era uno, l'unico che non se ne fregava niente dell'amichevole. Vabbè, vedi, già che dici l'unico, quindi gli altri erano casati o no? Guarda, io ho sentito parlare di Fonseca Bolla a un certo punto, e mi si accaponnava la pelle perché vedevo innanzitutto chi scendeva in campo nel Milan e anche nelle altre squadre. Di solito il City si è presentato con Under 18. Ti ricordi il taglio di Fuguezze nell'amichevole americana? Sì, ma io me le ricordo tutte, però sai, avendo visto qualche partita nella vita e avendo qualche cappello bianco di qualche stagione, cioè alla fine le amichevoli lasciano il tempo che trova. Adesso accettate questo sfottò, cioè mi ricordo l'Inter che vinceva giusto ad agosto i trofei team, il Birra Moretti, ed erano tutti esaltati, iniziava il campionato, era un disastro. Guarda, alla fine il Milan sta facendo quel tipo di... Birra Moretti che trofei la davanti. Per favore, allora manca Gianni Bianco e Augusto per il voto al mercato del Milan. 5,5. Au. No, per me, allora, il mercato del Milan è negativo perché... non ha preso i suoi primi obiettivi, ci ha perso tanto tempo per Zirkzee, si è fatta mettere sotto dalla curva per l'allenatore, perché ha preso Lopetegui e poi hanno cambiato per la sommossa popolare, e quella è una cosa inspiegabile che non può succedere. Una cosa bella, ha accettato poi Fonseca la stessa curva. Sì, esatto, sì, poi alla fine è una cosa inspiegabile sostanzialmente. E quindi quando tu non prendi, cioè stai un mese su Zirkzee e non lo prendi, hai preso un allenatore e poi viri su un altro, anche se prendi secondo me dei buoni giocatori come Pavlovic e Fofanà e un buon centravanti come Morata, il voto è irrimediabilmente negativo, perché secondo me è un 5, perché non hai preso quello che volevi. Cioè tu non sbagli nemmeno da solo, sbagliano gli altri. Però per me siete tutti un po' drogati dei risultati, eh? Ma voi vi rendete conto di un mese per portare a casa questa roba qui? Cioè un giocatore che aveva il foro contro dei propri tifosi. Quando l'abbiamo preso a zero, partito il 3, no? Poteva arrivare a zero e non l'abbiamo preso. Allora ragazzi, però dobbiamo andare su... ma perché l'avete pure pagato? 15 milioni, no. 15 milioni, ti rendi conto? Ma quindi poi vai a capire anche, perché poi ti chiedi, ma questi sono... C'era una battuta che diceva, ma questi sono del mestiere, questi hanno visto qualche partita di calcio. Bello Isai, nazionale albanese. Se comprati i costi, c'era meglio.
Ah, attenzione, no, vabbè. Passando non dalla Juve, siano paragonabili come ruolo, ma ce n'erano tanti i terzini destro meglio di Emerson Royale. Sembra che la mamma di Adrien Rabiot ha incassato 90 milioni per lei dall'Al Nassr, e il più grande cavallo potrebbe chiedetemi scusa. È vero, chiedetemi scusa perché ne ho preso un altro. No, però qua no, però cioè, secondo me il giocatore è valido. Se poi il giocatore giustamente la fila. È tanto no, valido che c'è la fila. Però se tu pensi sulle soldi, là, cioè, c'è poco da fare.